Però, insomma, una riflessione filosofica sul dialogo, ma farò anche un po' una testimonianza di dialogo, perché io faccio parte di Religions for Peace, non so se l'avete incrociato qualche volta, forse avete visto i calendari, e del DIM, del dialogo interreligioso monastico. Il dialogo ha diverse declinazioni, no? C'è il dialogo filosofico propriamente detto. C'è il dialogo interculturale e poi c'è il dialogo interreligioso. Io cercherò un po' di toccare tutte e tre queste tematiche, ma mi soffermerò, come diceva un po' Giovanni, sul dialogo interreligioso, almeno per due motivi, ecco. Intanto perché come filosofi non possiamo non interrogarci sulla verità e nello specifico sulla verità religiosa. E poi perché oggi il dialogo interreligioso, lo sappiamo, ha raggiunto un'importanza capitale anche a livello politico. Qui a Tor Vergata queste tematiche del dialogo sono fortunatamente ben conosciute, grazie appunto ai corsi di professor Salmeri e di professor Baccarini, che è insomma un'autorità su questo tema. È intervenuto tante volte, insomma, questa voce la doveva curare lui. Io sono qui per generosa concessione, diciamo così. Ma insomma, procedendo con ordine sistematico, in primo luogo, che cos'è il dialogo? Il dialogo è, come dire, un procedimento di ricerca mediante interrogazione tra due o tre o più persone e da questo punto di vista è una pratica filosofica che si può ricondurre a Socrate. Quindi, al di là del dialogo genere letterario, il dialogo è una pratica filosofica. Non starò a fare una storia della filosofia del dialogo, ci sono anche dei volumi specifici, per esempio c'è quel testo di Guido Calogero, Filosofia del dialogo. Certo è però che sul piano storico il dialogo, dopo la stagione socratico-platonica, è entrato in crisi, c'è stata un po' una specie di eclisse, ed è riemersa con forza soltanto all'inizio del Novecento, con gli autori cari appunto a Baccarini, no? Buber, Rosenzweig, e so, anche con Levinas è diventato importante il dialogo come forma di pensare di pensarsi in rapporto agli altri, ma anche, non so, l'ermeneutica di Gadamer ha una struttura dialogica. Ecco, però ecco, l'aspetto che maggiormente mi preme di sottolineare è come il dialogo, filosofico o teologico che sia, si inquadri sempre in un orizzonte personalista. Cioè, per dialogare ci deve essere di fronte a me un'alterità. Un'alterità che deve essere oggetto del mio rispetto, se non del mio amore. Il dialogo è in primo luogo riconoscimento dell'altro. Significa tu sei. C'è una frase apparentemente banale di Lanza del Vasto, filosofo gandhiano, che diceva: io amo, dunque tu sei. Perché è apparentemente banale? Perché l'ha formulata in un contesto indiano, indù, dove non c'è la soggettività personale e quindi anche l'amore è svuotato di senso. Quindi in quell'orizzonte era molto importante dire io amo, tu sei. Il dialogo quindi è un riconoscimento dell'altro che ha una visione diversa dalla mia, ma che non è diverso da me. Raimond Pannica, teologo e filosofo, che si è molto impegnato nel dialogo, abbiamo fatto anche un convegno insieme con Salmeri e Baccarini a Torino, faceva una bella distinzione tra alius e aliud, no? Cioè per dialogare occorre riconoscere l'altro come soggetto, al di là della diversità oggettiva dell'opinione, eh? Ecco che il dialogo, seguendo questo percorso, diventa, come dire, il primo modo per risolvere i problemi. Diventa la prima forma di non violenza e la sua metodologia specifica. Si capisce quindi, anche cercando una definizione di dialogo,
e cercando anche di capire la sua natura, come riflettere sul dialogo significhi riflettere sulla natura dell'uomo. Parlare di dialogo implica entrare direttamente nell'antropologia filosofica, che prima di essere una disciplina accademica è il processo attraverso il quale si forma e informa l'essere. E soprattutto riflettere sul dialogo significa entrare all'interno di un'antropologia personalista o personalistica, dove con persona si esclude ogni solipsismo, ogni sostanzialismo ontologico, e si concepisce l'essere come una relazione con un tu. Un tu orizzontale, l'altro, e un tu verticale, l'altro, con la maiuscola. Significa che non esiste l'essere, l'esse, ma il co-ess, come scriveva Gabriel Marcel, poi l'ha ripreso anche Jules Monchanet. Cioè, nel processo formativo dell'essere entra strutturalmente la relazione, il rapporto e quindi il dialogo. E per dialogo non si deve intendere il semplice scambio d'opinione, il colloquio, la conversazione, la negoziazione, ma per dialogo si deve intendere la forma specifica del divenire della vita. La forma specifica del divenire della vita. Quindi il dialogo è molto di più di quello che si pensa comunemente ed è molto più profondo di quello che si intende comunemente. Se dovessi azzardare una definizione, potrei prendere a prestito quella che ne dava Roberto Mancini, che insegna a Macerata. Diceva: interazione tra soggetti in quanto interazione mediata simbolicamente, radicata nella reciprocità interpersonale, generatrice di identità e di nuova correlazione tra gli esseri. Ma a prescindere dalle definizioni che possono variare, possono essere diverse, il punto centrale è che il dialogo non è un appendice. Non è una scelta facoltativa che io posso fare o che io posso non fare. Perché noi siamo dialogo. L'uomo è dialogo. Perché noi nasciamo nella e dalla relazione. L'ontologia del dialogo e quella dell'essere sono la medesima cosa, la stessa cosa. La relazione e quindi il dialogo sono il nucleo ontologico essenziale e sostanziale dell'umano. Ripeto, così è perché dialogo non è soltanto quello verbale. Dialogo è anche uno sguardo, un abbraccio, una benedizione, un pensiero, una musica, una presenza. Dialogo è una preghiera, dialogo è soprattutto il silenzio. Quando per silenzio non si intende la chiusura, ma l'accoglienza, lo spazio per un incontro, l'ascolto. In sintesi, quindi, l'essere è relazione e quindi è dialogo in tutte le sue declinazioni. E non chiamo in causa la teologia trinitaria, perché ci porterebbe lontano, ma insomma, nel Dio cristiano, il Dio cristiano fa coincidere, o meglio, la nostra visione di Dio coincide l'essenza di Dio con la relazione. Questo è il Dio trinitario. Il Dio cristiano include in sé, dentro di sé, l'alterità, la differenza e quindi il dialogo. Ma appunto non tocco questo tema perché appunto andremo forse anche fuori tema, è troppo a fondo e troppo lontano. Però va ribadito che Dio è relazione nell'ottica cristiana e quindi Dio è dialogo. C'è questa bella, questi tre concetti tra loro correlati: essere, relazione, libertà, che sono tra loro interdipendenti.
Io non so se il dialogo porti sempre alla verità, ma di sicuro il dialogo è verità. Dialogare non è soltanto un atto etico, è un atto sacro. Proprio perché è l'inizio di una vita di comunione, immagine e somiglianza della vita divina. Dialogo dunque significa relazione. Ma relazione che cosa significa? Perché relazione rimanda anche a dei significati meno positivi, no? Perché relazione vuol dire anche relatività, determinazione, accidentalità, condizionamento, mancanza di assolutezza, mancanza di verità, mancanza di una compiuta identità, di autosufficienza, mancanza di una verità evidente. Ecco, probabilmente è proprio così. Ma questa associazione tra relazione e relatività, lungi dall'adombrare l'importanza del dialogo, finisce per potenziarne l'importanza. Perché dialogare significa rispondere a quella legge dell'essere e della vita, per cui io dal relativo, attraverso il dialogo, aspiro a raggiungere l'assoluto. Quindi questa necessità del dialogo per essere e per conoscere, per essere e per conoscere, dipinge la soggettività umana come un essere perennemente in divenire, incompiuto, verso una compiutezza, costantemente in progresso verso un destino che è sempre un passo avanti a lui. Un'epestasis, per dirla con il linguaggio di un padre della Chiesa, che è quello di Nissa, no? Che vedeva l'essere dell'uomo per sempre in divenire. Quindi quello che è certo è che l'uomo compie il suo destino, qualunque esso sia, attraverso la relazione barra dialogo. E quindi la mancanza di base, l'incompiutezza, il condizionamento di partenza esistenziale dell'uomo fa sì che l'uomo sia costretto, condannato al dialogo, perché diventa l'unica strada, l'unico cammino che lui ha per raggiungere il vero, il bene, l'essere. Ad un livello filosofico, però, questa valorizzazione del dialogo solleva dei problemi non piccoli. La prima questione riguarda quella della identità personale, perché ci spinge a chiederci dov'è l'essere, se esiste soltanto la relazione relatività, se esiste soltanto il coessere, dov'è il mio sé? Inteso come nucleo stabile del mio essere, se tutto è in cambiamento, in divenire, in trasformazione. Coproduzione condizionata, direbbero i buddisti. La seconda questione richiama il concetto di identità culturale e religiosa. Là dove c'è il dialogo, sembra sempre esserci il pericolo di smarrire l'identità culturale e religiosa. È lo spauracchio dei fondamentalisti, no? Che concepiscono l'identità per contrapposizione, per differenza. Ecco, io vorrei in verità saltare la prima questione, quella dell'identità personale, e passare alla seconda questione, quella dell'identità culturale e religiosa, perché la prima questione ci porterebbe in acque molto complicate, eh? Finiremmo per parlare, anziché di dialogo, di metafisica della persona, richiamando considerazioni che oscillano dal nichilismo esistenzialista al panteismo, no? Dall'atman dell'indù al pancristismo cristiano. Quindi, insomma, è meglio saltare questo tema e passare direttamente all'identità culturale e religiosa, anche perché oggi quello dell'identità culturale e religiosa è un problema all'ordine del giorno, è un tema cruciale anche per la politica. E perché una società aperta, dialogica,
liquida, interculturale, interrazziale, interreligiosa. Sembra un colabrodo, sembra divisiva, anziché universalista. È il problema attualissimo dell'immigrazione, perché è evidente che l'immigrazione avrà delle conseguenze non solo e non tanto economiche, ma proprio a livello culturale e sociale. E più i numeri saranno elevati e più grandi saranno queste trasformazioni. Io, come dire, non entro... Cioè, che dobbiamo fare quindi? Avere atteggiamenti dialogici o alzare muri? Io non entro in questioni politiche e non azzardo soluzioni. Però è evidente che dal punto di vista di una filosofia del dialogo non esiste e non è mai esistita una cultura pura. Una cultura è sempre il frutto di uno scambio, di un dialogo, di un'immigrazione. Questo magari ci porterebbe a dire che dobbiamo abbattere tutti i muri. Forse magari dobbiamo fare i conti anche con il realismo, con la gestione dei tempi e dei numeri, ma insomma questa è un'altra questione. È indubbio ad ogni modo che oggi è cambiato il concetto di identità, perché si è passato da un concetto di identità temporale, quindi la continuazione nel tempo di determinate caratteristiche, ad un concetto di identità personale, nel quale c'è una coincidenza, o meglio, l'identità è coesistente e coincidente con la relazione. E quindi l'identità non è più un processo interindividuale, no? O meglio, non è più intraindividuale, ma interindividuale. Si è capito che l'essere non può essere una monade, ma ha bisogno dell'interscambio, della relazione. Quindi possiamo dire che a livello soggettivo la psicologia e la filosofia sono arrivate al concetto di identità dialogica. Ma ecco, poi riprenderò questo discorso anche dopo. Le religioni possono arrivare ad una identità dialogica, ad una identità interindividuale? Questa è la vera sfida, Perché l'identità dialogica in campo religioso sembra un assurdo, sembra una contraddizione in termini, è un'impossibilità logica. È il discorso che si faceva prima, no? Dell'identità per contrapposizione, per differenza. Sono cattolico perché non sono anglicano. Quindi il dialogo appare essere una minaccia per il dogma. Dogmi che spesso le religioni hanno maturato attraverso un percorso difficile, combattuto, attraverso tante discussioni. E quindi fanno fatica a ritrattarlo. E qui si aprono, come dire, altri problemi, altre prospettive, perché un'identità culturale o religiosa che sia, che teme il confronto, è fragile, non ha autostima, non ha un'identità compiuta, si difende attraverso atteggiamenti esclusivi ed esclusivistici. Le identità esclusive sono sempre una forma di insicurezza, di infantilità, di aggressività, sia nelle persone che nelle culture che nelle religioni. All'opposto, le identità dialogiche non temono il confronto, proprio perché sono sicure di sé. Poi, seconda questione, siamo sicuri che non ci sia o che non ci debba essere un'evoluzione del dogma? Ne ha parlato un apologeta cardinale, Cardinale Newman. Cioè, il dialogo che oggi è inevitabile, fa incontrare nuove culture, nuove religioni. È evidente che i dogmi, a contatto con queste realtà, devono ripensarsi, rileggersi. È necessario fare un'ermeneutica, devono abitare altri abiti linguistici e culturali. Insomma, se voi andate in India, vedete tante immagini di Gesù a gambe incrociate, che fa yoga.
è un esempio di inculturazione. Quindi il dialogo apre spazi di evoluzione, di utopia. Il dialogo ci fa capire che c'è una universalità da raggiungere, da conquistare. Se la storia deve avere un sogno e un destino, è quello dell'universalità. Io ho scritto un libro, non so se lo conoscete, su Pierre-Théard de Chardin, un gesuita che era anche uno scienziato. La sua visione filosofico-religiosa aveva questo messaggio essenzialmente, che il mondo sta evolvendo verso un omega, un punto finale, dove il molteplice si compatterà in unità. Cioè, in un certo senso, lui leggeva in chiave evolutiva il Parmenide di Platone. E questo richiamo a Théard de Chardin mi permette di passare al tema del dialogo interculturale, culturale, come futuro e compimento del mondo. Oggi è chiaro a tutti che le società si sono fatte pluralistiche. Le nostre città sono dei piccoli mondi e quindi il dialogo è un modo indispensabile per pensare la diversità, la differenza e per convivere con la differenza, con la diversità. Edgar Morin, non so se lo conoscete, ha scritto delle cose molto interessanti su questi temi. Lui diceva che le chiusure protettive di ciascuna cultura hanno degli effetti perversi nella nostra era planetaria. È attualissimo Morin. E diceva, differenze prima ignorate hanno preso forma di stranezze, follie o impietà, fonte di incomprensione e di conflitti. Le società si percepiscono come specie rivali e si annientano a vicenda. Le religioni, i nazionalismi e le ideologie hanno edificato nuove barriere, suscitando nuovi odi. Cioè, oggi siamo di fronte ad una palese contraddizione. Si è capito che la nascita di una società mondo, società barra mondo, è la premessa per uscire dalla crisi planetaria, a partire da quella ecologica. E però è difficile uscire, come diceva Morin, dall'età del ferro, è difficile uscire dall'età del ferro planetaria. Come dire, a livello di cultura planetaria siamo ancora all'età del ferro. Ed è difficile trasformare la società mondo in civiltà mondo, qualcosa di più coeso. È qualcosa di simile a quello che diceva Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, che ci invitava a considerare la nostra casa comune come una patria e a concepire l'umanità come il popolo che abita questa patria. Sono in linea Morin e Papa Francesco. Quindi il primo modo per dialogare e convivere, far convivere le culture, è riconoscere che la differenza è un arricchimento, che io ho bisogno di quella cultura, di quell'altra cultura per completarmi. Occorre ammettere una sorta di non autosufficienza, che si ha bisogno di altri punti di vista. Per esempio, quando venne chiesto a Pete Griffiths, un monaco inglese che poi è andato a vivere in India, no? Perché partiva, lui diceva, vado in India per trovare l'altra metà di me stesso, l'altra metà della mia anima, che non poteva trovare in Europa, non poteva trovare in Occidente. Nessuna cultura basta a se stessa. Agostino diceva, nessuno è gioia a se stesso. Quindi il dialogo è una sorta di salvezza, perché la salvezza è
nell'unità, nell'universalità. Ed è chiaro che la compattezza sociale, l'universalità, si potrà costruire soltanto con e sul dialogo. Ma quali sono le premesse, le basi di un dialogo autentico? Perché che cosa sia il dialogo più o meno lo sanno tutti. Che oggi il dialogo sia indispensabile per il futuro del mondo, anche questo oramai lo si è capito. Quello che non è ancora chiaro è come dialogare e perché dialogare. I problemi filosofico-teologici del dialogo nascono tutti a questo livello, il come e il perché. In primo luogo perché il come dialogare suppone quasi una deontologia che lambisce il relativismo, il mettere in discussione tutto. Il perché del dialogo invece suppone una sorta di utopia sociopolitica, futuro anche teologica, no? L'idea che si possa arrivare ad un regno di Dio futuro, un punto omega, direbbe Thierry de Chardin, che nessuno sa se veramente la storia sta andando in quella direzione. Oppure l'idea che si possa arrivare in futuro ad una verità condivisa che sia, come dire, un'armonizzazione di tutte le verità espresse, di verità parziali espresse dalle religioni storiche. Si potranno armonizzare un giorno i dogmi, i diversi dogmi delle differenti religioni? Domanda da $1 milione. Ecco, di fronte a questi problemi il dialogo è all'impasse. Paradossalmente, proprio quando la teologia e la filosofia sono arrivati a capire la connessione fondamentale, sostanziale tra il dialogo e l'essere dell'uomo e la sua importanza per il futuro della storia del mondo, il dialogo è entrato in crisi, ha capito che ha dei limiti strutturali, che sono appunto il suo come e il suo perché. Perché dialogare tra individui, culture, religioni, ideologie implica uno stato di debolezza, implica la mancanza di verità, di certezze, di soluzioni. E soprattutto il dialogo semina dubbi. Semina il dubbio che io non abbia la verità, che forse la verità ce l'abbia il mio avversario, oppure semina il dubbio che non ce l'abbia nessuno dei due. Tuttavia è proprio a questo livello problematico che il dialogo diventa esistenziale, cioè esprime e sintetizza il ritmo dell'esistenza autentica, non quella della chiacchiera, come direbbe Heidegger, non quella dei convincimenti, degli autoconvincimenti pigri o dei convincimenti indotti da altri, ma di quell'esistenza che è tutt'uno con l'onestà intellettuale. Esistenza autentica che è tutt'uno con l'onestà intellettuale. Essere dialogici significa essere autentici. Significa essere aperti al confronto. Significa essere disposti a mettersi in discussione e a mettere in discussione l'educazione che si è ricevuta, il sistema politico in cui si è cresciuti, la religione in cui si è stati educati. Certamente questa autenticità è espressione di un'antropologia inquieta, Al tempo stesso però questa forma di inquietudine esprime anche il volto più nobile dell'uomo. Si potrebbe dire che si è tanto più uomini quanto più si è capaci di dialogare. L'uomo autentico è l'uomo che dialoga, che si rapporta con la pluralità, con la diversità, senza pregiudizi. Ovviamente però bisogna
che questo uomo viva in una società pluralistica, democratica, che gli lascia una ricerca libera. Mi piace ricordare a questo riguardo il percorso logico che ha portato i padri del Concilio Vaticano II a fondare teologicamente il diritto alla libertà religiosa. Guardatevi il testo, la dichiarazione Dignitatis Humanae. In sostanza si chiesero i padri, ma su che cosa dobbiamo fondare il diritto alla libertà religiosa? Sulla dignità dell'uomo. E la dignità dell'uomo su che cosa la dobbiamo fondare? Sulla libertà della sua coscienza certa, cioè non condizionata, non malata. Cioè, per conservare la sua dignità ontologica, la coscienza deve essere libera, deve conservare intatta la sua dialogicità strutturale. Non c'è valore in una fede religiosa, fosse anche la religione più vera di questo mondo, che non sia vissuta, non c'è valore se non è vissuta con una partecipazione critica. E ora vorrei entrare più nello specifico nel dialogo interreligioso. In realtà, ecco, se l'uomo, come dicevo prima, ha una costituzione relazionale, dialogica, personalista, comunicativa, dovrebbero esserlo altrettanto le religioni, che sono forse, come dire, il prodotto più bello dello spirito umano. Per capire che cosa sia il dialogo interreligioso, è utile ricordare che la Chiesa Cattolica, per esempio, ha proprio, come dire, un ministero per questo, ha un pontificio consiglio per il dialogo interreligioso, il quale nel 91 ha pubblicato un documento che trovate facilmente su internet, Dialogo e Annuncio, che dà una sua definizione di dialogo interreligioso. E dice così: nel contesto del pluralismo religioso, dialogo significa ogni tipo di relazione, interreligiosa, positiva e costruttiva, con individui e comunità appartenenti ad altre fedi, che sia mirato alla mutua comprensione e al mutuo arricchimento, nel pieno rispetto della verità e della libertà. Lo stesso documento distingueva quattro forme di dialogo: il dialogo di vita, il dialogo di azione, il dialogo dei concetti e il dialogo dell'esperienza religiosa. Ora, il dialogo di vita è quello che noi sperimentiamo tutti i giorni, nei nostri condomini, nelle nostre scuole, nelle nostre università, il fatto che noi dobbiamo saper vivere e convivere con gli altri, anche se hanno una fede diversa. Il dialogo d'azione è quando le religioni si mettono insieme per una causa comune. Io faccio parte appunto di Religion for Peace. Pensate veramente alla forza devastante che avrebbero le religioni se si mettessero insieme, non so, per l'ecologia o per la pace, appunto. Il dialogo concettuale, il dialogo interreligioso concettuale, coincide con la teologia delle religioni, in sostanza. E qui casca l'asino, perché tutte e due sono in una crisi nera. Questa è l'unica forma di dialogo che non fa progressi, che non va da nessuna parte, anche se non dobbiamo perdere la speranza. Il dialogo tra concetti, tra dogmi, è difficile se non impossibile. Qualche tempo fa, un mesetto fa, mi ha telefonato una mia un'amica tutta turbata perché aveva seguito un corso di meditazione ad Arcidosso. Sapete dove è Arcidosso? È tra Grosseto e Siena e c'è un centro buddista. Dice, ma come si fa a mettere insieme il buddismo col cristianesimo? E poi sulla sua esperienza ha anche scritto poi un articolo sul Regno. Quindi insomma è un problema, perché
Però ecco, rispetto a queste differenze religiose dobbiamo fare alcune premesse. Intanto bisogna riconoscere che il confronto tra sistemi metafisici o dogmatici differenti, per quanto sia difficile, è comunque sempre una forma di arricchimento. E poi bisogna ovviamente evitare i due estremi, del sincretismo banalizzante, superficiale e della contrapposizione divisiva. Il dialogo concettuale tra le religioni o teologico, se è possibile, è possibile solo a condizioni relativizzanti. È per questo che non lo si fa mai, lo dico per esperienza, non lo si fa mai in modo autentico e fino in fondo. Perché per dialogare occorre relativizzare la propria rivelazione, relativizzare la storicità delle culture, relativizzare i condizionamenti del linguaggio. Si può dialogare concettualmente o teologicamente solo se facciamo un'epoché sulla nostra fede, se ci mettiamo tutti sullo stesso piano. Sul piano del non datum, cioè sul fatto che non c'è una verità, cioè sul fatto che la verità ultima non ce l'ha nessuno, se si bypassa la positività di una rivelazione. Ma voi capite però che questo non lo potrà mai accettare una religione come quella cristiana che si fonda sull'incarnazione di Dio, ma anche le altre non l'accettano. Quindi sarei tentato di dire che il dialogo interreligioso concettuale è impossibile. Vi porto un altro esempio. Jean Danielou, cardinale, padre conciliare, lui aveva un fratello che era indologo, indù, anche omosessuale. Insomma, per questi motivi ci teneva molto al dialogo, ma lui affermò che il cristianesimo non è una religione. È una rivelazione. Ma voi capite che si va poco lontano con questa chiave di lettura. Quindi, in sintesi, non è in discussione l'etica del dialogo, ma l'agnosiologia del dialogo, se cioè possa condurre ad una verità condivisa e universale tra le religioni. E passiamo al quarto tipo di dialogo, quella dell'esperienza religiosa. Perché se il dialogo concettuale è bloccato, il dialogo dell'esperienza invece va avanti. Come dicevo, io faccio parte del DIM, cercate su internet Dilatato Corde, che è la rivista del DIM internazionale, in inglese e in francese, oppure anche DIM, Dialogo Interreligioso Monastico. Si può partecipare anche come laici. Ed è molto bello perché monaci Zen vengono a vivere in monasteri cristiani, cristiani vanno a vivere all'interno di comunità sufi e si fa un bello scambio. Il DIM è nato formalmente nel 97, quindi è una cosa recente, però incontri intermonastici si sono fatti già nel 68 a Bangkok, dove morì Thomas Merton, nel 73 a Bangalore, nell'80 a Kandy, nello Sri Lanka, e quindi è una realtà molto forte che ha alle spalle molti incontri. Oggi il responsabile è un monaco di Bose, Matteo Nicolini Zani, e nel DIM si intrecciano insieme diversi elementi. Intanto è un dialogo dell'esperienza religiosa, ma di quale esperienza? Quella contemplativa, perché alla fine è la stessa. Il dhyana indù e buddista, che fanno gli indù e i buddisti, la meditazione, più o meno è la stessa cosa della teoria di Plotino e dei padri del deserto. Quindi su questo piano ci si può confrontare. Poi è un dialogo intra-religioso, questo è un termine di Pannika, cioè bisogna entrare nelle religioni non dall'esterno come fa un intellettuale, ma dall'interno. Leggendo quei testi e magari partecipando anche alle loro pratiche, del DIM si fa questo.
E poi soprattutto è un dialogo tra mistiche. Henri de Lubac, anche lui grande teologo, padre del Concilio, scartava come banale la tesi dell'unitarietà del misticismo. E io in parte sono anche d'accordo, perché spesso si sente dire, no? Ma le mistiche sono tutte uguali, le religioni sono tutte diverse. Insomma, andiamo a fondo ai problemi. Però è vero che a livello di fenomenologia, di fenomeni, le mistiche hanno tante cose in comune e vanno studiate, e di fatto queste mistiche sono state studiate da filosofi e fenomenologi anche importanti. I nomi degli studiosi che potrei fare, principali, giusto per dare dei nomi in ambito cattolico, sono Louis Gardet, Georges Nawati e Louis Massignon, che hanno studiato la mistica dell'Islam, Thomas Merton ed Henri de Lubac, che hanno studiato la mistica del buddismo, Huguenot Lassalle, gesuita, che è stato un maestro zen, ha studiato la mistica buddista zen. Ma per esempio, per quanto riguarda il buddismo tibetano, aveva già scritto delle cose straordinarie Ippolito Desideri, che era un pistoiese nel Settecento. Matteo Ricci ha fatto un confronto con il confucianesimo attraverso Epitteto. Il suo De Amicizia è un testo capitale che fa un ponte tra cultura orientale e cultura occidentale. Per quanto riguarda l'induismo, io mi sono un po' approfondito questi autori, ci sono tre giganti: Henri Lesseau, Bede Griffith e Jules Monchanin, che sono proprio entrati nel cuore dell'induismo. Però ecco, il successo, per così dire, del dialogo dell'esperienza religiosa non cancella il fatto che il dialogo interreligioso, inteso come sistema religioso, sistema di religioni, rimanga una cosa molto difficile. E nello specifico è complicato questo dialogo da due fattori tra loro correlati: il concetto di verità e il concetto di rivelazione. Per quanto riguarda il concetto di verità, finché il dialogo riguarda questioni storiche, contingenti, ideologiche, no, le ideologie, non si chiama in causa la verità. Rimaniamo ancora nel campo della doxa. A nessuno viene in mente che un'ideologia o un partito politico esprima una verità. Le religioni, però, per definizione, non possono esprimere un pensiero debole, un'opinione. Devono comunicare un pensiero forte, una verità, appunto. Poi perché, secondo loro, secondo le religioni, la verità non è un fatto acquisito, è infuso, donato, rivelato dall'alto. E quando due verità sono platealmente in contraddizione, opposte fra loro, quando ci sono due rivelazioni trascendenti che dicono cose oggettivamente diverse, siamo di fronte ad un grande problema. Non ci può essere dialogo, è un out-out. O ho ragione io o hai ragione tu. O è così o non è così. Come accennavo prima, il dialogo suppone quasi deontologicamente una sorta di epochè, messa fra parentesi, della propria verità. Perché se io possiedo la verità, è un dialogo, io insegno, testimonio, obbligo. Il dialogo è l'opposto della verità, perché suppone che io la verità non ce l'ho, non ce l'abbia. Ma la cerco attraverso il dialogo. Dialogo e verità sono incompatibili. Anzi, la categoria di verità rischia di diventare violenta, intollerante. Per esempio, non è un caso che le religioni abbiano sempre perseguitato i loro fedeli più dialoganti. Perché il dialogo, come dicevo, è tangente con il relativismo, mette in discussione
identità consolidate. Perché dialogare essenzialmente implica il credere che la verità non è data, ma che al contrario questa verità possa emergere dal confronto maieutico. Osservando, veramente è un'esperienza mia, l'atteggiamento con cui molte persone fanno dialogo, si mettono in dialogo, bisogna riconoscere onestamente che chi dialoga lo fa solo parzialmente e superficialmente. Spesso lo si fa anche perché si ha dei secondi fini e comunque lo si fa con un atteggiamento pregiudiziale. Si sa in partenza che non ci si metterà in discussione e che non si cambierà idea. Questo dialogo finto è del tutto diverso al dialogo autentico, che è sempre un rischio, è sempre una relatività. È un dato di fatto che all'interno delle religioni, Gandhi nell'induismo, Al-Hallaji nell'Islam, potrei dire, Hans Kung nel cristianesimo, sono sempre stati, tra virgolette, perseguitati chi si è messo veramente in dialogo. Pensate, Gandhi è morto, l'hanno ucciso per questo. Al-Hallaji addirittura l'hanno tagliato le mani, i piedi, l'hanno crocifisso perché era vicino al cristianesimo. Quindi, insomma, pensate quanto le religioni si oppongono, si sono opposte spesso al dialogo. Posto così il problema in questi termini, sembra che non ci possa essere speranza per il dialogo interreligioso. Invece, ecco, avviandomi alle conclusioni, vorrei indicare, se non delle soluzioni, quantomeno delle piste di cammino. In primo luogo, come dicevo prima, se il dialogo chiede di relativizzare la propria verità, è anche vero, come diceva Raymond Panikkar, che relatività non è relativismo. Quella di Panikkar non è una soluzione definitiva, ma è una pista praticabile e molto bella, no? Perché distinguere i due termini è molto importante. Se io dico relativismo, do già un giudizio di valore e quindi, insomma, mi metto fuori strada. Ma se io semplicemente riconosco che sulle cose umane grava una relatività, una determinazione, un condizionamento dovuto alla cultura, al linguaggio, all'orizzonte geografico-culturale, alla limitatezza umana e spesso troppo umana, io dico una banalità, un'ovvietà. E quindi siamo nel campo della relatività, non del relativismo. Una cosa relativa può comunque avere una potenza simbolica, cioè che unisce a Dio in maniera straordinaria. Quindi una prima pista per dialogare è sicuramente il recupero della relatività che non è relativismo. Questo implica anche il recupero dell'apofatismo che c'è in tutte le tradizioni religiose. Cioè la consapevolezza che ci siano due piani differenti, quello assoluto e quello relativo. Le religioni dell'Oriente, per esempio, sono molto più dialoganti di quelle occidentali, proprio perché hanno ben presente questa distinzione tra due piani, il Paramarta Sara e il Vyavahara, cioè il piano del Nirguna, del non manifestato, e il piano del Saguna, del manifestato, dello storico, delle cose che hanno un nome ed una forma. Ma voglio dire, anche nel Corano c'è questo apofatismo, perché se ci pensate bene, Dio non si rivela, manda l'arcangelo. E nel cristianesimo è ben presente una teologia negativa, cioè di Dio posso dire quello che non è, non quello che è. Un apofatismo, una comprensione di Dio come uno, e quindi come totalmente altro rispetto al piano dualistico dell'essere mondo. Nel piano mondano dell'essere c'è sempre un dualismo, no? C'è il soggetto e c'è l'oggetto.
e la mia comprensione dell'oggetto, come direbbe Kant, è condizionata dalle mie categorie. La mistica, quella che io ho associato al dialogo dell'esperienza religiosa, è una pista dialogica, perché la mistica cerca di uscire dalla determinazione delle categorie, delle mie categorie. Il mistico fa un'esperienza universale, assoluta, che diventa divisiva e categorica solo se e quando cerca di spiegare concettualmente questa esperienza che fa. Ma se la mistica è perché è un'esperienza dell'oltre, non del finito, ma dell'infinito, non del limitato, ma dell'illimitato. Sul piano dell'uno si possono incontrare tutti. Il mistico sufi, come dire, il teologo cristiano che percorre le vie dello pseudo Dionigi, il buddista che fa zen, e l'asceta indù che cerca l'advaita. Ma quello non è più dialogo, quello è silenzio. È dialogo attraverso il silenzio. Diceva Henri Lesseau, io ho fatto il mio dottorato, ho pubblicato anche un libro su Henri Lesseau, è un monaco benedettino che poi si è fatto sannyasi in India, ha vissuto insieme ai monaci indù, ha fatto esperienze mistiche straordinarie. E diceva che il vero dialogo è nel silenzio, dove comunicano tutti i cuori. Quando si arriva a questi livelli, a questi scenari mistici, a cui però ovviamente arrivano soltanto poche anime privilegiate, si è di fronte ad una verità forte e ad un pensiero debole. Il dialogo diventa autentico, diventa profondo solo quando si raggiungono i vertici della mistica, perché si fa esperienza di una realtà che è oltre il linguaggio. Lo stesso Lesseau, che era un prete e monaco, quando ha cercato di rappresentare la sua esperienza dell'assoluto, non è riuscito ad utilizzare i concetti classici della cristologia e della trinitaria. Comunque niente di nuovo, perché sono scenari che aveva già disegnato Platone quando affermava che la sua filosofia va ricercata altrove rispetto ai suoi scritti, no? Nella lettera 7, e ancor più Plotino l'ha detto questo solo per dire che la mistica può essere una soluzione all'impasse del dialogo teologico e concettuale. Quando dialogano le religioni istituzionali o i teologi, quando non dialogano loro ma i mistici, il dialogo ritrova tutto il suo valore maieutico. Il dialogo torna ad essere espressione non di una verità concettuale determinata, sarebbe ancora un muro contro un altro muro, ma di una verità mistica, esperienziale, esistenziale, che sfugge sempre alle determinazioni, è sempre uno step oltre. Naturalmente la mistica e la sua fenomenologia va ancora studiata a fondo, è un tema nuovo per la filosofia, non ci sono vere chiavi di lettura. Certamente ci hanno provato Simone Weil, Edith Stein, Rudolf Otto, van der Leer, ma non ci sono ancora, a mio avviso, insomma, veri strumenti di indagine. L'esperienza religiosa sfugge. Quindi non c'è dubbio, al di là di questo, che il dialogo interreligioso, affrontato dal punto di vista della mistica, si mette su dei binari del tutto diversi. E chiudo, ribadendo l'importanza del dialogo ad ogni livello. Naturalmente ci sarà sempre, anche nel cristianesimo, chi avrà un atteggiamento bartiano, no? Cristo è la verità, punto. Non mi parlate di religione e tantomeno di religioni.
Però ecco, in un ciclo di incontri organizzato dalla cattedra di antropologia filosofica e di storia del pensiero teologico, questo si può dire, che il dialogo comunque è un modo per rendere universale il cristianesimo. E teologicamente ci sono tante ragioni per giustificare l'apertura e il dialogo con le religioni non cristiane, no? Il perché, si diceva prima. Per esempio, la dottrina dei semi del verbo di Giustino Martire, che voleva semplicemente recuperare il valore di Platone, però in questo modo ha riconosciuto che un po' di verità e di bene c'era anche prima del cristianesimo. Oppure c'è una frase del Concilio in Gaudium et Spes 57 che è ancora più forte. Dice: il verbo era presente nel mondo anche prima dell'incarnazione. Ci permette di recuperare un mondo, eh? I vescovi dell'India hanno riconosciuto che lo Spirito Santo è presente nelle scritture sacre indù. Questa è una prospettiva importante, ecco. Quindi dialogando bisogna ritrovare e portare ad unità quei semi, quello spirito frammentato che troviamo in tutte le culture. Finisco. Come diceva Thierry de Chardin, lo spirito ha la stessa base e il medesimo vertice, cioè nasce dalla terra e porta a Dio. Quindi per dialogare semplicemente bisogna affidarci, abbandonarci alla corrente, all'evoluzione. Lo spirito troverà da sé la sua unità. Vi ringrazio.